Amici di Light Channel, buongiorno e ben ritrovati all'inizio di un nuovo mese. Oggi, 8 settembre, mediteremo sul testo di Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, i versetti 11 e 12. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Dopo l'indirizzo e i saluti iniziali, la lettera parla della situazione dei Tessalonicesi, che stanno vivendo un momento di persecuzione e di sofferenza, ma il Signore si manifesta con tutta la sua gloria a quanti hanno creduto in Lui. Infatti è stata proprio questa la testimonianza che Paolo ha portato in mezzo a loro, ed è grazie a questa testimonianza che essi hanno potuto resistere nonostante le difficoltà. È necessario dunque, dice Paolo, che continui lui stesso a pregare per loro, perché si mantengano forti e il Signore porti a compimento, a buon fine, il loro impegno e la loro fede. Ecco, cari amici, noi oggi stiamo vivendo quelli che sono gli ultimi atti, gli ultimi capitoli della storia di questo mondo, e c'è tanta sofferenza intorno a noi. Abbiamo bisogno di pregare perché la nostra fede rimanga forte nonostante le difficoltà, perché sappiamo quanto siamo fragili e peccatori e quanto è difficile restare in piedi. Ma siamo certi di una cosa, che il Signore porterà a compimento la nostra fede e il nostro impegno come cristiani. Non dubitiamo delle sue promesse, ma continuiamo a credere in Lui. Una buona giornata a tutti voi.